Ehi, sei ancora tutta intera? Più o meno. Perché non mi hai detto niente di David? Ecco, io non lo so, non volevo dire niente senza dei risultati. Sì. Beh, grazie. Di nulla. Voglio dire, è mio amico. La situazione si è fatta un po' intensa per me. Non sono abituata a farmi salvare così spesso. Ehi, sono qui per te contro droni malvagi e spettri con mitragliatrici. Grazie di tutto. Ok, sistemiamo questo casino. A che punto sei? In pratica, l'architettura mi sta dando dei problemi. Sei perso senza di me. Mettiamoci al lavoro. Pronti a salvare Auroa? Fox ha ricevuto una registrazione dalla sua fonte. Non ne sono certo, ma forse può aiutarci. Cos'è? Falla partire. Genio, cos'è quest'affare che non fa uscire la gente? Il perimetro di droni. Lo chiamiamo Operazione Citadel. Credo che sia stato Walker a chiamarlo così. Niente punti deboli? Il perimetro è composto da diversi settori intrecciati e ciascun settore ha il proprio sciame di droni. Ogni sciame è gestito da un'IA che passa da un terminale locale. Posso capire un sistema del genere per la sorveglianza, ma ha abbattuto l'elicottero senza sparare un colpo. Gli sciami sono composti da tanti droni in miniatura che agiscono all'unisono, come uno stormo. Un attacco di volatili robot? No. Abbiamo creato volatili artificiali per fare come le api, impollinare. Stone e Walker hanno militarizzato lo sciame per delimitare un perimetro di difesa. A chi verrebbe in mente? A chi cerca potere. La Skelltech deve iniziare a pensare più come i clienti. Stammi bene. Sì, ci proverò.
Uno della Cady Walker, uno dei lupi. Walker lo ha picchiato brutalmente. Altri sono stati uccisi. Io non so se avessero disertato, se fossero traditori. Non ho idea del perché Walker l'abbia fatto. Quel lupo sa di sicuro qualcosa, non c'è dubbio. È stato visto vicino al porto antico. Devi fare in fretta. Qualcosa di sospetto, segnalatelo immediatamente. Ricordatevi che qui solo non siamo solo un brutto. Siamo un
si sta preparando per la fase successiva. Vuoi sconfiggerci ancora? È così. È stato veloce. Sì, no. Però ce la scelta. Homer! Cos'è tutto questo nervosismo? Stai scappando o vai incontro a qualcuno? Vedi pure finché vuoi. Hai già affrontato quel figlio di puttana di Walker. Qualche settimana fa ha scoperto alcuni di noi a infrangere le regole. Ragazzi, la sapete quella di cappuccetto rosso che va nella foresta? Solo che stavolta ha letto la favola, sì. E si porta dietro una gran bella pistolina. Quindi va dalla nonna. Ma a un certo punto il lupo cattivo l'afferra e le fa: ora ti ho presa e ti scoperò tutta la notte! Sì, che lo farà. Ma Cappuccetto tira fuori l'arma. Si solleva la gonna. E gli fa: non credo. Usa quella bocca grande come nella favola. Caproia! Sull'attenti! Vi divertite? Lupi! L'elite. Il meglio del meglio. Ma eccovi qui. Ubriachi. A fraternizzare coi civili. Tu che mi dici, pezzo di merda? Hai lasciato la tua arma a quella donna? Stavamo... volevamo rilassarci, signore. Oh cazzo, mi dispiace. Non volevo certo disturbare il vostro momento di relax. E la pistola non è carica, signore. Guarda, a me sembra proprio carica, invece. Che ne dite? Meritate un posto nei miei lupi? Meritate un posto nel mio campo di battaglia? Bene, vediamo. Vediamo. Forza. Forza! Thank you.
Credevo di essere veloce, ma non avevo mai visto un uomo così rapido. Se non fossi scappato sarei morto. Ha ucciso tutti gli altri. Walker non è un fan dei processi equi. No, non lo è. Ha cambiato casa dopo quell'incidente. Walker ha un'idea molto precisa di come dovrebbe essere un soldato americano. Non è l'unico limite che hai oltrepassato. Qual è il piano di Walker? Troverai le risposte alla base operativa dei lupi. È a sud. Si chiama base Shark. Te lo dico solo perché almeno i miei amici non dovranno darti la caccia. Divertiti a morire. Ehi, ma perché non mi lasci in pace? Basta con queste stronzate!